Bella ragazzi. Bella ragazzi, buongiorno e vogliamo ringraziare tutti quanti ci fanno delle offerte, delle donazioni su Ko-fi perché ci aiutano sempre ad andare avanti a prendere qualcosina per farvi vedere nuovi progetti, nuove cose. Allora, tempo fa, in un video che abbiamo fatto su come fissare il compensato con certezza e sicurezza, avevamo fatto vedere delle macchinette e molti di voi hanno richiesto se potevamo fare un video su queste macchinette. Sono macchinette per piccole produzioni autocostruite. Iniziamo con questa, che non si capisce bene cosa sia. E questa qua serve per montare dei circuitini stampati piccolissimi con dei componenti su un cavo che ha 5 conduttori. Il cavo viene inserito in un apposito, diciamo, cappuccio che poi resterà poi nel pezzo di produzione. Prima si inserisce in questo cappuccio, il cappuccio si infila in questo foro dall'esterno verso l'interno e porta i fili già spellati che arrivano qua. Prima di inserire questo, però, si mette il circuito stampato qua sopra. Qua c'è un sistema con una molla che forza questo che con un tubetto di silicone viene pressa al circuito stampato in posizione qua. Qua c'è uno scontro regolabile per dare la posizione al circuito stampato. Si inserisce questo, dicevamo, si preme questo che va a finire in un solco scavato nel cappuccio che ho detto prima. E poi abbiamo tutti i nostri fili addosso alle piazzole del circuito stampato. E si inizia a saldarle. Si inizia mettendo giù questo che è una specie di coltello in teflon e può anche sfilarsi come un pistoncino e si fa la saldatura, cioè veramente si inizia di qua, si fa la saldatura, poi si sposta, si fa l'altra, eccetera, eccetera. Questo serve a impedire che lo stagno vada a finire a collegare, se se ne usa troppo, una pista con l'altra, una piazzola con l'altra. Alla fine, quando ci avevo preso la mano, non lo usavo nemmeno più, anche se sono molto vicine. Adesso passiamo a un'altra, questa. Dovete notare queste che sono tutte verniciature a caldo con l'olio di lino, poi viene cotto, abbiamo fatto un video apposito. Questo qua è un sistema che, tra l'altro qua poi a forza di usarlo si è rotto questo, ma ne ho, si possono sostituire queste morsettiere. Sono morsettiere, adesso non mi ricordo come si chiamano, dove si inseriscono i fili, si manda giù questo e blocca il filo e fa contatto. E servivano per poi testare un'altra cosa, cioè un'altra cosa, la stessa cosa di prima che poi ha 5 fili. Quindi con questo movimento mi alza tutti contemporaneamente questi tastini, si inseriscono i fili e poi si va giù e si bloccano. Poi abbiamo questa che era prima di questa, veniva usata questa. Poi, questa qua è per un'altra cosa ancora. Qua si mette un circuito stampato che ha queste dimensioni. Qua si inserisce una morsettiera e c'è un incastro che la tiene in posizione, una morsettiera da circuito stampato con tutti i suoi pin che vengono verso in qua. Si inseriscono due occhielli, due tipo capicorda ad occhiello, cosiddette pagliette una volta, su questi due perni. E queste, l'occhiellino piccolo va a inserirsi nei pin più esterni della morsettiera. Poi si va qua, c'è un sistema con due caramite, si blocca tutto questo modo qua e si praticano le saldature, le quattro saldature in questo caso. Abbiamo quest'altro oggetto strano. Quest'altro oggetto strano è un cilindro con un solco che entra qua dentro. Questo, ve lo faccio vedere, è una vite con una punta. Questa punta va in quel solco lì, va a bloccare il cilindro. In pratica come funziona? Io devo avvitare dei cilindretti su una vite che è dall'altra parte di un oggetto e questi cilindretti sono all'interno praticamente di un tubo. Allora ho fatto questo oggetto dove avvito già il cilindretto con questo bloccato, stringo il tutto col cacciavite dall'altra parte
E quando è stretto, se io poi voglio togliere questo oggetto, cosa succede? Mi porta via, a volte mi si svita insieme al cilindretto che è avvitato sulla vite di qua. Questo non deve succedere. Allora basta mollare questo, questo si libera, non fa più forza, si gira questo e si svita. Poi, questo qua l'avete già visto in un video, forse dobbiamo ancora farlo uscire un video di questi ultimi. È un sistema per accorciare i rivetti. In questo caso rivetti di acciaio inossidabile piccolini, si inserisce con il suo. Allora, niente, poi vedrete il video, non ve lo spiego perché lo vedrete. Quest'altro è una cosa per saldare dei fili su. Abbiamo dei capicorda anche qua con la linguettina a saldare. Si mette qua l'occhiellino, si prende il filo e si va a saldare al suo posto. Questo tiene a posto. L'occhiellino, questo per un altro diametro diverso. E qua c'è un cilindretto di plexiglass, un inserto scusate, di Teflon. Anche questo è di Teflon, non patiscono l'alta temperatura del saldatore e permette di fare velocemente quel lavoro. Questo è interessante. Questo oggetto serve per fare la svasatura dei fori con questo utensile. La svasatura dei fori su dei frontalini di alluminio che hanno una serie di fori e vanno svasati per mettere quelle viti a testa svasata che restino complanari alla faccia del pannellino. Allora, per avere tutti la stessa profondità, le stesse dimensioni, in modo che le viti siano tutte quel poco sotto al piano del pannellino, non so, proprio complanari devono stare un pochino sotto. Con questo, per fermarsi al punto giusto, si appoggia al pannellino col foro qua sopra. Questo va avvitato nel trapano colonna, nel foro che c'è al centro del tavolino del trapano colonna. Questo qua è stato godronato, abbiamo fatto anche un video sulla godronatura. Poi, allora, appoggiato questo con il foro qua, si viene giù col trapano colonna e questo fa la svasatura. E come vedete la punta è piatta e va a fermarsi su questo piano qua. Questo piano qua è regolabile con questa vite e con questo bloccaggio qua, con questa vite si può far uscire più o meno, quindi si può regolare nella giusta posizione che tutte le svasature vengano come servono. E una cosa importante, questo inserto regolabile l'ho fatto usando un acciaio da tondino di cemento armato che successivamente è stato cementato in un forno insieme a polvere di carbone per ore e poi temprato. Questo qua ha una durezza enorme. Qua ha girato tantissimo, tantissimo questo utensile qua senza praticamente consumarlo, appena appena un po' segnato. Adesso passeremo a un altro genere di attrezzature. In alcuni video sulla tornitura, ogni tanto avete visto usare qualcuno di questi aggeggi qua, di queste piccole attrezzature per fare magari piccole serie di pezzi o pezzi precisi. Ricordatevi che moltissime volte conviene fare un'attrezzatura anche se pesa il pensare come farla. L'attrezzatura poi vi salva la vita. L'attrezzatura vi toglie tantissima menata nel lavoro, specialmente se dovete fare un po' di pezzi in serie, che è una cosa veramente penosa, dove fare tante lavorazioni, diciamo tanti movimenti con le mani per fare questi pezzetti in serie, quando invece con l'attrezzatura si semplifica tutto. Chiaramente l'attrezzatura è proporzionata a quanti pezzi si vogliono fare, se fare l'attrezzatura o no, è proporzionata a quella e la complessità dell'attrezzatura dipende anche quella da quanti pezzi volete fare, se volete semplificare al massimo il lavoro ripetitivo oppure se volete farlo più, diciamo, mezzo manuale, questo qua dipende dalle circostanze e anche dalla pigrizia di dover fare un lavoro ripetitivo a volte. Per magari fare pochi pezzi conviene fare un oggettino così che poi diventa un divertimento farli. Adesso vi faccio vedere questi. Per fare queste turbine qua, queste qua risalgono a parecchio tempo fa, primi del 2000, è stata fatta tantissima attrezzatura che va dai modelli da fonderia, questi e altri, tutta questa roba qua, questi, e che poi è andato questi pezzi ad esempio, di alluminio,
che poi vengono lavorati. Ad esempio, su questo che va messo sul tornio ci sono tutte le forature e le posizioni per bloccare centrati questi pezzi. Questo qua, ad esempio, per fare questa parte, questo è l'esterno, mezzo esterno, che facendo due stampi asimmetrico, facendo due stampi con questa impronta si hanno le due parti esterne per questo. Per l'interno, invece, è stato fatto questo modello qua, che ha generato a sua volta questo stampo di resina, il quale a sua volta serve per, mettendo qua un perno per, costipato di sabbia da fonderia, serve per fare l'anima, che poi messa dentro ai due gusci di stampo prodotti da questo, formerà la cavità interna. Poi andiamo a vedere, siamo finiti a questo punto. Questo non mi ricordo manco cosa servisse per la precisione. Sì, qua viene, c'è una cosa a espansione, quindi era per fissare qualcosa. Adesso non mi ricordo bene. Qua sopra e con motorino girava, forse per, adesso lasciamo perdere. Allora, la girante di queste turbine è di tipo Banky. È un sistema che adesso non vi sto a spiegare, forse l'ho già fatto in un altro video. Giusto, abbiamo fatto vedere queste turbine. Praticamente la girante è questa. Sono tutte palette che sono praticamente una sezione di cerchio. Per tagliarle tutte alla stessa lunghezza, con le stesse dimensioni, c'è questa attrezzatura che poi cambia e le taglia nell'altro senso. Questo è uno scontro, è tutto un ambaradan così. Questo per fare tante tante palette. Poi c'è questo che, questi lamierini qua rettangolari, vengono pressati con questo per dare quel raggio che devono avere. Poi bisogna creare queste testate, e sarebbero queste, praticamente dei dischi di ottone che sono poi successivamente incisi per raccogliere il lamierino che forma le palette. Fare questa incisione, cosa si faceva? Si rivestivano i dischi già torniti con un'apposita, diciamo, vernice, chiamiamola. Ecco cosa serviva questo, sicuramente. Questo qua serviva per rivestire di vernice a caldo, che è una vernice a base di catrame praticamente, a caldo, questi dischi. Una volta rivestiti, raffreddati, si mettono sotto questa macchinetta. Adesso ho messo questo dischetto di ottone di lamierino sottile per farvi vedere. Cosa abbiamo qua? Abbiamo una specie di utensile. Questo utensile qua è, diciamo, ha un asse regolato, il raggio che ha è preciso per fare questi solchi. In pratica si parte di qua e si fa questo lavoro. Poi, naturalmente, dobbiamo, ad esempio, vogliamo fare 25 palette, quindi saltiamo due denti in questo ingranaggio da 50, questo lo blocca in posizione. Qua c'è un sistema con due perni conici che lo tengono preciso e si può procedere al successivo. Praticamente asportiamo la vernice catramosa dalla superficie di questi dischi, dopodiché si mettono in acido cloridrico e acqua ossigenata, oppure percloruro ferrico, o con la corrente elettrica, tipo elettrolisi, si possono incidere questi veri solchi. Con acqua e sale si può anche incidere sull'acciaio inox, infatti avevo già fatto delle prove per fare una turbina più ben fatta, diciamo con materiali più resistenti. Si può anche fare sull'acciaio inox. Qua ci sono tutti i dati di regolazione del 2002. Allora, a questo punto passiamo a dell'altro. Questa è un'altra macchinetta che è autocostruita. È una specie di formatrice Tabor, cioè serve a creare gli stampi di sabbia da fonderia in serie, in piccola serie. Praticamente lavora in questo modo. Questo blocco qua è tenuto giù da queste molle ed è
spinto in alto da questo pistone pneumatico. Funziona così. Allora, questo sale. Mentre sale, va ad aprire questa valvola. A un certo punto è regolabile la corsa, secondo i lavori da fare. Funziona in questo modo. Sale e di colpo cade giù, tirato dalle molle, da un colpo su da due, diciamo, marteletti, due pezzi di acciaio durissimo che sono qua dentro. E quindi questa macchina si mette a fare ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il risultato è che se qua sopra c'è un tubo tipo questo, che va messo tra questi tre perni, la sabbia, la fonderia dentro si costipa per l'azione del colpo, per l'inerzia che ha. E praticamente se si mette qua sopra un modello da fonderia come questo, che è in Zamac, si può ottenere una cosa tipo questa. A questo punto però serve anche altre cose. Ah, vi faccio vedere i comandi. Innanzitutto abbiamo questo, vabbè, che è una specie di pistolina d'aria compressa per pulire. Poi ci sono un sistema di valvole regolabili dell'arrivo dell'aria compressa con due viti qua, due trimmer. Questo serve per aprirlo ogni tanto, darci qualche goccia d'olio che finisce nel sistema. Questa qua è praticamente un amplificatore pneumatico, è come un relè pneumatico che sente l'apertura di la piccola valvola e fa crollare, scarica l'aria dal pistone, dal cilindro, fa crollare la testa della macchinetta. Poi cosa abbiamo? Abbiamo all'interno, adesso bisognerebbe aprirla tutta, c'è un altro pistone idraulico piccolino coassiale a questo, che va a alzare un telaietto interno. Questi pezzi sono in Zamac, fusione in Zamac. Poi lavorate al tornio, fa alzare e fa uscire, spuntare tre perni qua su questo piano, che sono in grado di sfilare con precisione lo stampo finito dal modello, che invece rimane fisso lì sopra. Questa azione è rallentata all'inizio perché questo è un sistema praticamente pneumatico idraulico con l'olio idraulico. C'è un sistema particolare di pistoni valvole che inizialmente fa uscire questi piccoli perniti molto lentamente, a un certo punto prende velocità e sfila completamente lo stampo. I comandi sono un'altra cosa, quindi c'è il comando del il sistema che fa battere, il sistema che fa l'estrazione, e c'è anche una piccola turbina con un eccentrico, una piccola turbina d'aria compressa che fa vibrare tutto questo per aiutare il distacco dello stampo dal modello. È tutto comandato da queste tre elettrovalvole e da questi pulsanti bellissimi, rozzissimi, tanto qua funziona a 24 volt. E abbiamo i tre comandi. Oltre a quello stampo si può anche fare fare qualcosa come questo, che adesso vi facciamo vedere cosa è servito. Allora, questo stampo, che anche lui montato appunto sulla tabor, funziona a colpo a battuta di costipazione, serviva a produrre questi tubi di ceramica d'alluminio autocostruiti, resistenti fino a 1800 gradi, ed è tutto smontabile. Adesso è un po' invecchiato, quindi si fa fatica. Ecco, questo qua serve a tenere centrato questo tubo esterno. Questa è l'anima. Allora, l'anima poi è tutto smontabile. L'anima si riveste di cera a caldo, uno strato sottile di cera, continuando a girare in modo che sia uniforme. Poi si lascia raffreddare. L'interno del tubo anche si riveste di cera, facendolo poi girare. E quando si monta il tutto, si mette questa specie di ogiva. E qua, che adesso non lo trovo più, c'era un imbuto e si colava, diciamo, la pasta a base acquosa
formare questi tubi di ceramica d'alluminio che poi verranno cotti, eccetera, eccetera, ben costipati. Diciamo una pasta molto densa e non è acquosa, a base acquosa ma molto densa, infatti ha bisogno di tanti colpi perché più è meno acqua e più resta compatto poi il materiale. Un'altra cosa curiosa, questo, c'è una biglia. Questo era per fare dei pezzi, delle fusioni particolari, fatte, alla fine risultavano delle sfere con un taglio prodotto da questo. Questa è la sua cassa, la sua staffa, la fonderia che ci va intorno. Questo è fatto in piombo antimoniale. E la cosa curiosa è questa, che per regolare la mezzeria di questa sfera, di questa biglia, per creare le due parti dello stampo che siano precise per fare una sfera, questa in altezza è regolabile. Sotto di lei c'è un vuoto, un cilindro, diciamo, pieno di un materiale che sembra del gommapane, una cosa a base siliconica densa. Girando questa vite fa da pistone e quindi fa salire la sfera, poi tenendo schiacciato si può tornare indietro con la vite, pressare la torna più bassa e si trova la mezzeria, si regola, si fanno due o tre prove e alla fine si hanno gli oggetti che vogliamo. Questo profilo è tutto fissato con dei piccoli chiodi ribattuti di ferro. Adesso vi facciamo vedere altre cose. Niente, sono poche le attrezzature, ce n'è qualcuna che non vale la pena di far vedere per fare questi piccoli salinometri, dove adesso faccio un tappo, l'acqua fluisce e viene misurata rozzamente la conducibilità dell'acqua. Vabbè, questo è uno dei pezzi per fare questa parte qua, che è la sonda, eccetera, eccetera. Però avete fatto anche questa, che è una cella di conducibilità con le misure, praticamente un modulo standard con praticamente una sezione di un centimetro quadrato e due elettrodi piani distanti un centimetro da di loro. Qua si mette l'acqua che si vuole misurare, si fa andare questa piccola pompa con questo motorino che la ricircola e si fa la misura di resistività con un apparecchio particolare che poi adesso non vi sto a spiegare. Andiamo, passiamo un'altra. Poi abbiamo tutti questi attrezzini qua, alcuni sono modelli da fonderia. Qua abbiamo pezzi per la lavorazione sul tornio delle fusioni, sono stati fatti appositamente, tutto per fare questo bruciatore qua. Questa è l'ultima che vi facciamo vedere, questa qua è anche la prima, cioè una delle prime, molto vecchia, dell'81 questa, l'avevo fatta nell'81. È un'attrezzatura per creare dei nastri di carta partendo dai rotoli per gli scontrini fiscali, i primi che erano usciti, non termosensibili, ma veniva stampato sopra, quindi carta normale. Veniva creata una greca disegnata di vernice conduttiva e ne facevo dei bei rotoli. Tra l'altro costosissima, anche i rotoli per i prodotti così costavano parecchio, servivano per un cronografo digitale per misurare la velocità dei proiettili o anche delle frecce o qualsiasi oggetto che viene lanciato. E praticamente questi due nastri si trovavano esattamente a 1 metro di distanza, conducevano la corrente e venivano forati dal proiettile, prima uno, successivamente l'altro, aprendo prima un contatto, quindi successivamente l'altro, veniva misurato il tempo che passava tra l'apertura del primo e l'apertura del secondo in 1 metro di distanza, e da quello si desumeva la velocità in metri al secondo. Per produrre questo nastrino qua, appunto, qua ci andava un bel rotolo di quelli che ho detto, passava qua sotto, passava sotto a questo qua e poi usciva di qua. Allora, come funzionava? Qua c'è la regolazione di velocità di questo motorino. Questo motorino girava con una manovella, una biella lunga, e mandava avanti e indietro questo carrellino con questo pennino che veniva alimentato da un piccolo tubo e c'era un altro apparecchietto. Allora, quindi tutte le volte che questo andava in estremità, una di queste due viti faceva contatto su questo, e che dava, tramite la corrente continua generata da questo residuo, come vedete qua, un diodo vecchissimo, un condensatore elettrolitico con la 220,
veniva inviata a questo elettromagnete e ogni volta faceva avanzare la carta, quindi faceva la parte in cima della greca, poi ripartiva a fare il tratto, questo qua, diciamo orizzontale rispetto a voi, poi arrivato in cima di nuovo la vite, faceva questo lavoro, avanzava la carta e faceva di nuovo il tratto, questo verticale, e così. Praticamente adesso abbiamo finito. Vi salutiamo e speriamo che vi piaccia, che vi incuriosisca questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti iscrivetevi, se non avete messo le notifiche e la campanella mettetele, perché così vi arriva la notifica di ogni video nuovo che facciamo. Bella Bella ragazzi! ragazzi!